C'è il pane Wassel, c'è il pane allo zafferano, ci sono le cupole al rosmarino, ci sono le dolci che sono tipiche del nostro territorio. Beh, insomma, non è un caso che siamo qui con questi pani davanti, perché questi due ragazzi hanno vinto il campionato italiano dei panificatori. E da dove potevano provenire questi ragazzi se non da VCO formazione? Così è. Beh, una bella soddisfazione per voi, Presidente. È una grande soddisfazione. Si trattava appunto di un concorso nazionale fatto per le scuole professionali di questo settore ed è per noi un grande orgoglio vedere che VCO formazione ha vinto. Ma è stato faticoso, perché mi ha detto che siete stati lì ben 4 giorni. Sì, è stato faticoso, ma più che altro con le prove che abbiamo fatto eravamo sicuri del nostro risultato. Veronica, tu invece che cos'è che hai fatto e cos'è che ti piace di più di quello che hai preparato? Io spero i dolci. Sì, io ho fatto la cupola al rosmarino e la torta antichi sapori. Ma perché hai scelto di fare questa professione, di fare questa scuola? Mi è sempre piaciuto, anche da piccola, assieme alla mamma, facevo sempre i dolci. Preparare questi ragazzi, professore, non è stata un'impresa facile, soprattutto quando si va ad una competizione come quella? Dal mese di primi di ottobre che abbiamo iniziato, è stata dura, ma anche loro ci hanno messo tanti sacrifici. Come li preparate questi ragazzi? Allora, naturalmente l'attenzione nostra è quella di far crescere i ragazzi che frequentano i nostri corsi di base, crescere professionalmente con competenze spendibili sul mercato, e questo è una prova evidente della loro professionalità, che naturalmente dovrà essere ancora una volta così rinforzata, e in modo tale che possano veramente diventare dei veri e propri professionisti nel momento in cui si affacciano al mercato del lavoro. C'è spazio oggi sul mercato, malgrado le tecnologie che avanzano, per questo tipo di professione? Ma certo, direi che il mercato del lavoro richiede sempre una maggior professionalità da parte di chi si approccia a questo lavoro. L'affermarsi in questo concorso, diciamo che dimostra anche l'alto livello di professionalità acquisito dalla nostra scuola e di riflesso anche dei nostri allievi.